Ben ritrovati per l'edizione della sera del nostro telegiornale. In apertura occupiamoci della incredibile voragine che si è aperta mercoledì mattina sul Lungarno Torreggiani a Firenze. Causa la rottura è responsabile di una tubatura d'acqua ed è stato un pericolo vero e proprio. Ma la vera notizia è che non ci sono, per fortuna, morti e feriti. Il servizio. La rottura della conduttura di un'acqua che si è aperta sul Lungarno Torreggiani a Firenze ha provocato una voragine di circa 200 metri per 7 tra Ponte Vecchio e Ponte alle Grazie in pieno centro storico fiorentino. Il cedimento è avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì e ha coinvolto una ventina di auto che erano in sosta. Due palazzi sono stati evacuati a scopo precauzionale. A provocare il cedimento due rotture, la più grave delle quali ha interessato la dorsale dell'acquedotto sulla riva sinistra dell'Arno. La conseguenza del primo guasto che si era verificato intorno alla mezzanotte e che avrebbe fatto saltare un tombino. Il Lungarno era stato anche chiuso, hanno spiegato i vigili urbani. Tra l'altro, la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo di inchiesta. Al momento non ci sono indagati. Per il sindaco fiorentino poteva avere la situazione che si è verificata i contorni di una vera e propria tragedia. Mimmo Siena, Speciale News. Passiamo adesso alla cronaca. I militari del nucleo radiomobile di San Severo hanno arrestato due persone di Peschici mentre stavano facendo un furto di rame sui binari. Gli stessi, alla vista dei carabinieri, hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno trovato utensili per lo scasso ed all'interno del veicolo hanno rinvenuto circa 700 metri di cavi in rame. Nei successivi accertamenti il metallo era stato asportato dalla rete ferroviaria, in particolare ad un passaggio a livello, creando un potenziale disagio e pericolo alla circolazione ferroviaria. Andiamo avanti, occupiamoci adesso dell'inceneritore di Borgo Tressanti perché è stata convocata su questo tema il prossimo 13 giugno la conferenza dei servizi. Per il comitato dell'inceneritore ci devono essere anche i comuni di Manfredonia e Cerignola. Il servizio. Torna in primo piano la vicenda dell'inceneritore di Borgo Tressanti. In una nota a firma del presidente del comitato dell'inceneritore, Matteo Loguarcio, inviata agli organi di informazione, mette in evidenza che è stata convocata la conferenza di servizio su questa vicenda per il prossimo 13 giugno. E dopo diverse sollecitazioni, su cui si è mossa anche il Movimento 5 Stelle, che ha invitato il sindaco di Foggia Landella alla conferenza dei servizi. Lo stesso Loguercio mette in evidenza anche che non sono stati invitati sia i comuni dei cinque reali siti che anche quello di Cerignola, che è più vicino alla situazione dichiarata. Lo stesso Loguercio invita il comune Ofantino a presentare una lettera di sollecito alla partecipazione a tutti i comuni interessati. Mimmo Siena, Speciale News. Passiamo adesso a parlare di economia. Crolla il fatturato in Italia per quanto riguarda il settore degli autoveicoli. È calato a marzo del 6,5%. Il dato, sottolinea l'Istat, è il primo da dicembre del 2013. Per la fabbricazione di mezzi di trasporto in generale, gli incassi sono stati in aumento del 5,1%. Mentre il settore auto è negativo anche il bilancio dei primi 3 mesi dell'anno. Intanto il presidente di FCA, Elkan, ha fatto sapere che l'attuale amministratore delegato Marchionne se ne andrà nel 2018. Passiamo adesso alle notizie dall'estero. Il popolare attore americano Bill Cosby sarà sottoposto a processo per violenza sessuale ed intanto il mondo televisivo si interroga su questa nuova vicenda. Il servizio. Il noto attore americano Bill Cosby sarà processato per abuso sessuale. Lo ha annunciato pubblicamente il giudice della Pennsylvania, Elizabeth McHugh, dopo l'udienza di martedì, in cui Cosby era tornato per capire se c'erano elementi sufficienti per un processo penale per aggressione sessuale. Assente la vittima, della quale è stata letta in aula la denuncia alla polizia. Nel 2006 le due parti, ossia Cosby e la vittima, avevano accettato di testimoniare in cambio dell'impegno
ordine del procuratore dell'epoca di non avviare un procedimento formale, impegno però mai formalizzato e né reso noto alla controparte. Tra l'altro si viene anche a sapere tramite un'agenzia di stampa che nel 2005 Cosby ha avuto una relazione con una modella di 17 anni. Il mondo ovviamente televisivo e cinematografico è rimasto scosso da questa ennesima notizia di uno degli attori più importanti nel panorama televisivo americano e che rischia per questa vicenda di vedere offuscata la sua stella. Mimmo Siena, Speciale News. In chiusura parliamo di calcio perché questa sera si giocherà allo stadio San Nicola di Bari la gara di andata, anzi più che andata, da eliminazione diretta dei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B tra Bari e Novara. I biancorossi cercheranno la qualificazione alla semifinale che si svolgerà con gara di andata e di ritorno. Intanto ieri sera colpo grosso dello Spezia che ha battuto al Manuzzi i campioni padroni di casa romagnoli del Cesena per 2-1. Sentiamo il servizio. Sorpresa importante nel primo quarto di finale ad eliminazione diretta per la promozione in Serie A. Al Dino Manuzzi di Cesena lo Spezia batte la promozione romagnola per 2-1. Una impresa a sorpresa quella della squadra di Mimmo Di Carlo sfavorita nei pronostici rispetto ai romagnoli. Primo vantaggio proprio dei Liguri al 40° con un autogol di Renzetti. Nella ripresa il Cesena spinge con determinazione e trova il pareggio intorno al 20° minuto con un rigore di Ciano. Sembrano vicini i supplementari, ma a 5 minuti dalla fine lo spagnolo Postigo con un destro vincente a regalare vittoria e qualificazione alla formazione spezzina. Mercoledì 25 maggio il secondo quarto di finale ad eliminazione diretta al San Nicola tra Bari e Novara. Mimmo Siena, Speciale News. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9. A tutti un buon proseguimento di serata.